Lascio liberi qualche minuto prima, forse. Allora, appunto, riprendiamo e magari vi lascio libera, vediamo se riesco qualche minuto prima. Prego. Sì? Non ho capito bene la casualità, causa e Sì? effetto. Quindi la statua, con l'olfatto percepisce qualcosa, percepisce Sì. questo odore, e questa percezione porta la statua a A pensare. pensare, sì. Ma questo pensare poi porta anche alla coscienza. Sì. Allora, spiego meglio. Qui stiamo parlando. Allora, Étienne Bonnot de Condillac è uno dei autori francesi più importanti del Settecento, nonché uno dei meno studiati, soprattutto in Italia per lungo tempo, per una serie di motivi che sarebbe molto lungo da affrontare. Probabilmente perché in qualche modo è un autore che mal si concilia con una certa impostazione che in ambito storiografico ha avuto in Italia a partire soprattutto dalla Croce Gentile e non solo. Era un autore esplicitamente sensista ed empirista, e vedremo fra un attimo cosa significa. Per molto tempo è stato presentato e a volte lui stesso sembrava presentarsi come un semplice divulgatore della filosofia di Locke. Non era solo questo, era molto di più, ma ora questo è un altro aspetto. Nel suo trattato delle sensazioni, per spiegare come si possa sviluppare, come possa emergere il pensiero, non partendo cartesianamente dall'idea di una sostanza pensante e quindi da una forma di autocoscienza dovuta a un io che è di per sé sostanziale, ma piuttosto affermando che quella cosa che noi chiamiamo io in realtà non è altro che una sensazione accanto alle altre, è una percezione, meglio, risultante da un insieme di sensazioni, quindi che quella cosa che noi chiamiamo io in realtà non è altro che una sorta di costruzione che si sviluppa nel tempo, partendo dalle nostre esperienze, lo fa partendo da un'ipotesi abbastanza ardita, che egli in realtà prende da Buffon, un grande naturalista francese dell'epoca, ma non è questo il punto. Dice, ipotizziamo una statua come tutte. Ipotizziamo poi che questa statua, per il motivo X, non è importante, venga dotata di un solo senso. Noi ne abbiamo cinque. Uno solo, quello dell'olfatto, che è, diceva Condillac, il senso più astratto di tutti, volendo, perché è il senso che meno ci sembra essere utile alla conoscenza delle cose, è quello che me sembra meno fornirci elementi utili alla costruzione del mondo che ci circonda a livello di comprensione. Bene, diceva Condillac, la statua, finché non percepisce nulla, propriamente non pensa. Non sente, anzi potremmo quasi dire che non esiste come essere consapevole. La consapevolezza, una prima forma di consapevolezza, giunge nel momento in cui percepisce per la prima volta un odore. Sull'immediato, Condillac è molto sottile da questo punto di vista, sull'immediato la statua che percepisce l'odore, percepisce questo odore come se lei stessa fosse l'odore, cioè non è capace di distinguere se stessa dalla sensazione che ha. Si identifica totalmente con la sensazione. Ma, insiste Condillac, ipotizziamo come avviene sempre, che gli odori, che l'odore muti nel tempo, si attenui.
diventi più intenso, che un odore cambi nel tempo. Pensate all'odore di un qualsiasi fiore. All'inizio presenta un certo tono olfattivo, poi col tempo cambia, si attenua, cambia il profumo e così via. E allora, proprio in virtù di questi cambiamenti, con il tempo, la statua di cosa è il caso di dire si rende conto? Che essa ha memoria di una sensazione leggermente diversa. E quindi il fatto che riesca a ricordare contemporaneamente com'era quella sensazione all'inizio e com'è cambiata poi, comporta che due cose. Numero uno, la distinzione tra lei che percepisce e il percepito, e quindi la statua non si identifica più con la sensazione, ma si comprende diversa dalla sensazione semplice, comprende che essa stessa è qualcosa che percepisce qualcos'altro e che questo qualcos'altro cambia. E quindi c'è da una parte una sorta di permanenza, semplifico e accelero un po' il processo con Diacchiano, l'io percipiente, e poi il percepito che cambia. L'io percipiente rimane uguale, non nel senso che io non cambio, ma nel senso che ho consapevolezza dei cambiamenti avvenuti, ma per avere consapevolezza dei cambiamenti avvenuti devo essere diverso, devo costituirmi come qualcosa di differente rispetto al cambiamento. Dall'altra parte, il cambiamento avvenuto che cosa mi, fra virgolette, codifica, cosa mi trasmette? Che non c'è una unità esterna, fra virgolette, ma quella sensazione che ho dall'esterno è una sensazione che si trasforma e poi riflettendo sulla trasformazione emerge l'idea del tempo. Cioè sviluppo quindi il pensiero. Sviluppo partendo da questa semplice sensazione, l'idea di io, con Diac ci mette 300 pagine, io l'ho ridotto in maniera molto scena in tre parole, però sviluppo l'idea di io, di soggetto conoscente, di tempo e di mondo diverso dall'io, che traduco come mondo esterno. Il pensiero, cioè, emerge in questo modo dall'esperienza, dall'esperienza sensibile. Non è qualcosa che preesiste all'esperienza sensibile, dice Condillac. Poi c'è tutta una questione piuttosto complicata, perché Condillac, per quanto esponente dell'empirismo e di un sensismo radicali, beh, Condillac non è propriamente un materialista. Per essere materialisti non è sufficiente essere sensisti ed empiristi. Per essere materialisti, soprattutto nel Settecento francese, bisogna impegnarsi in una riflessione profonda e importante sul ruolo che il corpo ha e quindi su un'analisi, noi oggi diremmo fisiologica, delle funzioni del corpo. Condillac non lo fa mai. Condillac non lega mai il pensiero, le leggi che governano il pensiero e quindi, per esempio, la continuità, la differenza. Pensateci un attimo per spiegare come funziona il percorso di Condillac. All'inizio non percepisco nulla. Non percependo nulla, non sono neanche consapevole di me. Percepisco un odore. L'odore è il caffè caldo. Questo odore, all'inizio io mi identifico totalmente con questo odore, io sono questo odore, io sono questo profumo. Perché sono questo profumo? Perché non ho altre idee, perché l'unica idea di cui sono in possesso è questa. Ma col passare del tempo il caffè si raffredda, col passare del tempo l'odore, il profumo del caffè cambia. Cosa che avviene a questo punto? Si divarica. Da una parte c'è quella cosa che comincia a chiamare io,
che è consapevole della sensazione che ha provato fino a un attimo fa e ed è consapevole della sensazione che prova adesso ed è capace di comparare le due sensazioni per coglierne le somiglianze e le differenze. Dall'altra c'è la sensazione, il profumo, che muta, si trasforma nel tempo. Ma questo cosa comporta, per esempio? L'assunzione che io divento consapevole di un processo temporale. Tanto è vero che mi ricordo come era intenso all'inizio, mi ricordo come improvvisamente diventa meno intenso e cambia. Non solo, sono altresì consapevole del fatto che all'interno del cambiamento c'è una, chiamiamola, tonalità olfattiva che è sempre la stessa. Cioè, l'odore del caffè resta odore del caffè, non diventa odore di gianduia, che non so neanche com'è sul momento, non so neanche se ha un odore particolare, immaginiamo di sì, ma rimane odore del caffè. E sono capace di differenziare cosa? L'odore costante del caffè con le sue diverse sfumature. E questo cosa comporta, dice Kodiak, a livello di elaborazione e pensiero logico? La comprensione, per esempio, che il tutto è maggiore della parte. E quindi la differenziazione tra tutte e parte. Vedete come, partendo da questo, con Dyack, qual è l'interesse con Dyack? È dedurre le leggi che governano il pensiero, di affermare che queste leggi sono il risultato di una esperienza che il soggetto conoscente fa partendo dalla sensazione semplice. È un discorso molto complesso, quello con Dyack, che si rifà genericamente ad Aristotele, volendo. C'era uno dei nomi che vi ho fatto prima, Nicola Badaloni, una volta disse, come battuta, stringi stringi, tra Parmenide e Marx non c'è una gran differenza, che non è vero, era una battuta, nel senso che le questioni filosofiche, se uno le riduce al minimo, sembrano tutte uguali, in realtà sono vanno studiate specificamente per ciascun autore. Prego. Come? Con l'IA sembra che stia presupponendo tantissime cose con il comprendere quello che sta Il avvenendo. comprendere in Condillac non è un presupposto, è una, come dire, è un movimento. Condillac vuole. Prego? Anche farne senso di una cosa, cioè il sentire odore, il farne senso e quindi collocarlo Ma è spaziale e temporalmente. più che no, non presuppone, illustra. Allora, la domanda di Condillac è, per chiarire, da cosa nasce il pensiero? È necessario che il pensiero nasca da una sostanza diversa dal corpo? Il pensiero è per sua natura espressione di una sostanza separata? Oppure, come affermava Locke, come affermavano gli empiristi, come affermava lo stesso Aristotele in qualche modo, quando diceva che nulla è nell'intelletto che prima non fosse nel senso, e Leibniz rispondeva se non il senso stesso. Ma in Leibniz, di nuovo, questo ha un significato particolare, significava che latente nella sensibilità sono presenti quelle strutture razionali che di cui poi diventiamo consapevoli, diceva Leibniz. Con Dyack, invece, diciamo, da questo aspetto leibniziano, toglie l'aspetto metafisico, toglie l'elemento di razionalità latente, ma dice semplicemente: non ho bisogno di ipostatizzare una razionalità latente alla cosa, anche alla sensazione stessa. È sufficiente semplicemente osservare come funziona la sensazione, come funziona lo sviluppo del pensiero partendo dalle sensazioni. Quello è un esperimento mentale, quello che svolge con Dyack, per mostrare come tutte le leggi fondamentali del pensiero derivino dalla semplice sensazione e dalla riflessione che il soggetto fa quando
quando diventa consapevole della sensazione. Cioè non ho bisogno né di una sostanza separata che contempli le idee del mondo iperuranio, magari Platone. Non ho bisogno delle idee innate, perché di nuovo poi con Dieck qui sta tutta la querelle filosofica rilevante di questi anni, è per esempio contro ogni forma di innatismo. Non ho bisogno delle idee innate, non mi servono le idee innate di sostanza, di anima, di Dio, di quel che volete voi. Quella che io chiamo idea innata è semplicemente un'idea che in realtà costruisco, lo diceva anche Locke, riflettendo in qualche modo, ma la riflessione è anche un processo meccanico, fra virgolette, riflettendo sulla mia esperienza. Non ho bisogno dell'anima, cioè non ho bisogno che la funzione del pensiero venga attribuita a una sostanza separata dal corpo. È una funzione. Quindi debbo spiegare come le leggi essenziali del pensiero siano in qualche modo spiegabili, scusate il gioco di parole, partendo da un'origine puramente naturale del pensiero. Guarda che poi con Dieck avrà una grandissima influenza, rimaniamo in ambito francese, per esempio, tutto quel che riguarda una certa psicologia, una certa ideologia. E, per esempio, discorso non hegeliano, ma chi è che l'avrà presente? Discorso non hegeliano nel senso che non lo affronta qui, ma chi è che l'ha presente? Prendiamolo da un altro punto di vista. Se io come con Dieck, ritengo che il pensiero sia sì di origine corporea, nel senso che parta, perché le sensazioni le ho nella misura in cui ho un corpo, ovviamente, ma si possa sviluppare per via appunto di riflessione secondo determinate leggi, che sono quelle in qualche modo semplifichiamo della logica aristotelica, che emergono, che codificano la percezione, la riflessione sulla percezione. Ricordo sempre che fino all'Ottocento la logica aristotelica era l'unica logica contemplata. Lo stesso Kant, nella critica a ragion pura, dice: la logica nasce perfetta tanto che da Aristotele in poi non ha avuto alcuno sviluppo se non in qualche cosa secondaria, perché i medievali si sono divertiti a complicare le figure del sillogismo, ma essenzialmente la logica è quella di Aristotele. Stop. E qual è la logica di Aristotele? Quella che si fonda sul principio di identità, non contraddizione, terzo escluso. E poi alcuni corollari, tipo il tutto è maggiore della parte. Sono i principi del pensiero, che con Dieck fa appunto sorgere da questo processo. Bene. Se io affermo questo, che la logica, cioè che il pensiero, pardon, segue determinate leggi che derivano da questo, sto altresì affermando che il pensiero, per quanto abbia una origine sensibile, non è legato, potremmo dire strutturalmente, perdonatemi l'espressione, ontologicamente, al corpo. Nel senso che un corpo che funziona male produce un pensiero che funziona male. Cioè, se svincolo le leggi del pensiero dalle funzioni del corpo, pur ritenendo che abbia un'origine sensibile, questo che cosa comporta? Che quelle forme di pensiero dissonante, errabondo, sbagliato, eccetera, 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 possono sì essere prodotte da malfunzionamenti del corpo. L'ubriachezza, la malattia ci fa sragionare. Bene? Ma comunque io posso, per esempio, un importante medico francese, fine 700, inizio 800, Pinel,
che ha scritto una serie di opere di medicina, di filosofia della medicina e di psichiatria, di quella che noi chiamiamo oggi psichiatria, lo dice molto chiaramente, Condillac è l'unico filosofo che egli cita continuamente, dice, per quanto folli si sia, c'è sempre una possibilità di entrare in relazione con il pensiero vero, cioè corretto, del folle e far sì che il folle possa guarire. Se invece io affermassi, come fanno alcuni contemporanei con Condillac, che il pensiero è legato ontologicamente alla materia, per cui un cervello malato, fra virgolette, produce forme di pensiero non correggibili, ma strutturalmente sbagliati, quel punto la terapia non è possibile. Perché come faccio a intervenire sul cervello? Non lo sappiamo fare oggi, figuriamoci nel 700. Hegel, appunto, nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, paragrafo 408, credo, dirà, a proposito di Pinel e di questa scuola di pensiero, che il grande merito di questi autori è quello di riaffermare sempre un nocciolo duro della razionalità nascosto dietro la coltre del delirio. Nocciolo duro di razionalità a cui il medico può sempre appellarsi, può sempre rivolgersi per avviare il processo di guarigione. Ma questo processo di guarigione è possibile se il pensiero, per quanto abbia origine sensibile, per quanto non dipenda da una sostanza, eccetera, 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 obbedisce a leggi che sono sue proprie e che, come posso dire, emergono dall'esperienza sensibile. Quella di Condillac è una forma estrema, ma scusate, storicamente, per capire bene la questione, erano gli anni in cui, per esempio, in seguito ad alcune operazioni che erano allora all'avanguardia, di cataratta si tornava a vedere. E lo stesso Diderot, la lettera sui ciechi, pone il problema. Che tipo di pensiero è quello dei ciechi? Domanda banale, no? Che intanto, ogni tanto i filosofi intanto fanno. Ma come si fa a spiegare a un cieco nato cos'è il rosso? Com'è possibile? Non mi ricordo chi diceva, il rosso è uno squillo di tromba. Bello, bellissimo, metafora, meravigliosa. Vai a spiegare cos'è il rosso a un cieco nato. Qualche anno dopo, partendo da Condillac, una bizzarra figura di abate, si chiamava Sicar, e poi qualche anno dopo ancora un'altra bizzarra figura di medico, si chiamava Itar, Jean Itar, approfondiranno delle forme di linguaggio che erano già state elaborate precedentemente, qual è il linguaggio dei segni per i sordomuti. Cosa presuppone questo? Problema, come faccio a insegnare a parlare a una persona che non sente, a un bambino che non sente? Ma se il bambino non sente e quindi non parla, pensa, in quali termini pensa? Noi pensiamo in che termini? Molto bene, noi pensiamo in termini linguistici. Cioè, per noi pensare significa, mentalmente, qualsiasi cosa significhi, dirci delle parole o dirci qualcosa che somiglia alle parole. Ma chi non ha mai imparato i suoni delle parole, come fa a pensare? Ecco l'insegnamento di Condillac. Pensare significa sviluppare in qualche modo procedure logiche che possono essere di natura differente da quella puramente linguistica, ma che funzionano secondo le stesse leggi. Prima banalissima, si fa per dire, l'operazione che imparano si carichi l'arte di quest'altro, qual è? La cosa che le dita alla gola, pronunciare le parole e cercare di spingere la persona che non sente a riprodurre la sensazione che prova qui mentre si parla. Secondo tentativo. Non so se, vabbè, Itar è particolare,
particolarmente famoso, è un'espressione un po' grossa, diciamo, è famoso per un caso all'inizio dell'Ottocento di cui si occupò incidentalmente, si occuparono sia Goethe sia Hegel, riguardante un bambino ritrovato nei boschi nell'Aveyron, una regione francese. Famoso enfant sauvage dell'Aveyron. François Truffaut ne fece anche un film, diversi anni fa oramai, in cui addolci un po' la cosa, ma non ci interessa. Itar, che già lavorava in ospedale per bambini sordomuti e che quindi già doveva affrontare questi problemi, si prese in cura il bambino ed elaborò una serie di strategie comunicative. Come si fa a comunicare con qualcuno che non sente, che non capisce, che non intende, che non sa codificare i messaggi? È tutt'altro che banale come domanda. Noi tutti siamo abituati a vivere in un contesto comunicativo comune. Perfino il nostro relazionarci con gli animali è il risultato di una costruzione storica. Io mi relaziono con i miei gatti, mi relaziono con i cani, mi relaziono con gli animali sulla base di un codice comunicativo che è quello che si è strutturato storicamente. Non solo nel senso che i miei gatti riconoscono determinati messaggi che invio, nel senso che io riconosco determinati messaggi che i gatti inviano a me. L'evoluzione ha avuto un suo percorso. Come faccio a comunicare con qualcuno con il quale non ho, enfant sauvage, strumenti di dialogo, con il quale non ho codici in comune? Li costruisco. Ma come, da quali elementi parto per costruire? La parola non è sufficiente, il bambino non capisce, forse era anche un po' sordo, non era quel punto, il bambino non capiva, il sordomuto non sente. Itaro l'ha trovata geniale nella sua piccolezza, è quella cosa che tutti, di cui tutti abbiamo fatto esperienza, ma tutti abbiamo fatto esperienza nei primi anni della nostra vita. Associare le parole alle immagini. Come avete imparato a leggere? I primi libri che avete letto a scuola non presentavano immagini con parole in maniera che io riuscissi a associare poi la parola all'immagine? Non si parte dall'imparare la lettera, dall'imparare la composizione, a memoria la composizione delle lettere per le parole e poi imparare la parola, ma si parte dall'associazione, per modo di dire, olistica fra un mondo, un'immagine e le parole. Quello è il Faitar, con Victor, si chiamava, e questo è il nome che diedero al bambino. Tutta questa prospettiva nasce filosoficamente da che cosa? Dall'opinione, chiamiamola così, dalla prospettiva, chiamiamola così, con Dedekind, secondo la quale la mente, intesa nel senso più vasto possibile, non sostanzializzato come una res cogitans, sia sì legata al corpo, ma abbia processi di funzionamento che hanno una relativa, ma importante, indipendenza dal corpo. Per cui io posso sviluppare un pensiero organico, coerente, che obbedisce alle leggi della logica, eccetera, eccetera, anche senza affidarmi a quelle che sembrano essere le sensazioni essenziali. Perché noi tutti partiamo, cioè, qual è il senso della conoscenza, il senso, tra virgolette, della conoscenza per eccellenza? Il senso che, a cui tutti quanti noi pensiamo quando pensiamo a un processo conoscitivo per eccellenza? È la vista. Anche qui, da Aristotele in poi, la vista è il senso più nobile, perché è il senso che mi avvicina di più alla conoscenza delle cose. Metaforicamente, il mondo delle idee di Platone è un mondo visivo. L'anima vede le idee. È una visione. Qualche secolo dopo, la visione delle cose in Dio. Spinoza, stessa cosa. Il tema della visione è un tema essenziale. Con Dedekind che cosa fa? Ecco perché la sottigliezza straordinaria di quell'autore.
Dice, guardate che non è necessario presupporre una sola forma di conoscenza, di approccio alla conoscenza, perché si sviluppi una forma di pensiero razionale che è quella che tutti quanti condividiamo. Anzi, partendo da quello che sembra essere il senso meno rilevante, al fatto, è possibile elaborare un universo di pensiero, che era quello che Diderot aveva scritto più o meno allo stesso periodo nella lettera sui ciechi. Piccola differenza, con D'Hac era molto più attento, molto più guardingo, scriveva ponderosi trattati scientifici ed era un abate, chi si racconta abbia detto messa una volta sola in vita sua, ma questo non conta, ed era un abate, quindi con la censura non ha mai avuto grossi problemi. Diderot scrive la lettera sui ciechi e finisce in galera. Finisce pensando rinchiuso per punizione per diverso tempo, per diversi mesi, perché per quanto pubblicato anonimo viene riconosciuto come autore di un'opera empia, miscredente, materialista, eccetera, e tutte le cose peggiori che potete immaginare vennero dette di Diderot, se le meritava tutte, perché quell'opera era davvero così. Morale della favola, eterogenesi dei fini. Qualcuno di voi si ricorda cosa successe quando Diderot venne rinchiuso a Vincennes per aver scritto la lettera sui ciechi? Di nuovo scommetto che lo sapete, ma non lo sapete. È un discorso quasi platonico. L'avrete sicuramente letto, in particolare chi ha fatto filosofia alle scuole superiori, ma non, in questo momento non mi viene in mente. Un suo caro amico, decise di andarlo a trovare. E per andarlo a trovare fece una lunga passeggiata sotto il sole cocente, era caldo. Ogni tanto c'era qualche bell'albero alla cui ombra si riposava, e passeggiando, questo suo caro amico vede, legge, si porta qualcosa da leggere, legge sulla gazzetta che è stato indetto un concorso. Un concorso in un'accademia in cui l'accademia chiede: ma il progresso delle scienze e delle arti ha prodotto più felicità per gli uomini o ha peggiorato le condizioni dell'essere umano? Vi sta venendo in mente qualcuno? Questo signore che si chiamava Jean-Jacques Rousseau, leggendo questo annuncio, tutto contento da un'esplosione di idee che gli vengono in mente, corre, accelera il passo, arriva a Vincennes e ne parla con l'amico fraterno Diderot, il quale, figuriamoci, contentissimo di aiutare un suo amico a mettere su carta le idee più bizzarre, fra le vecchie possibili, lo aiuta a stendere quello che è il discorso, non sull'origine della disuguaglianza, quello è successivo, sulle scienze e le arti, in cui Rousseau esplicita per la prima volta alcune delle sue teorie più radicali, in particolare lo sviluppo delle scienze e delle arti, lungi dall'aver condotto l'uomo a una maggiore felicità e moralità, in realtà sono responsabile della degenerazione dell'essere umano. Un mondo unitario, giocato, tenuto insieme dalla casualità, diremmo noi. Hegel direbbe invece, tenuto insieme da una fondamentale latenza di un. Queste erano questioni che emergevano tutte. Il problema di Condillac dell'origine del pensiero, quel problema che Condillac ha affrontato partendo dall'ipotesi della statua sull'origine del pensiero, è, dal punto di vista filosofico, lo stesso problema che si pone Diderot nella lettera sui ciechi, ed è lo stesso problema che si pone Rousseau con il discorso delle scienze e delle arti e il discorso sull'origine dell'eguaglianza. Cioè, che origine ha? Qual è l'origine? Non il principio, l'origine del pensiero inteso come attività speculativa, del pensiero inteso come precipua caratterizzazione dell'essere umano, perché gli animali non pensano. Su questo sono tutti d'accordo. Anche Rousseau, che era un grande, amava moltissimi gatti, per fare un esempio,
mentre con i cani aveva qualche problema in più, ma comunque anche Rousseau, ma anche Diderot riteneva che gli animali propriamente non pensassero, nel senso molto banalmente che non sviluppa, non cartesianamente che non avessero l'anima, perché su quello non era il problema. Diderot, figuriamoci, non ci credeva neanche all'anima, quindi il problema non c'era. Rousseau ci credeva, ma non poneva in quei termini il problema. Quindi... Ma gli animali non sviluppavano i processi di pensiero oltre un certo limite, non pensavano propriamente. In realtà, per esempio, con Dyack, parlando nel Trattato degli animali, pone una serie di questioni piuttosto importanti in proposito, però appunto di nuovo il problema dell'origine. Con cos'è che definisce la specificità dell'essere umano? Fin dei conti, di nuovo, da Aristotele in poi. Come si definisce l'uomo? È un animale razionale, o altresì è un animale politico. Ma per Aristotele l'essere razionali e l'essere politici, ovvero appartenere a una polis, ovvero vivere insieme agli altri uomini, sono la stessa cosa. L'essere un animale, lo zoon politikon aristotelico, non è qualcosa di diverso dall'essere un animale razionale. Si è politici nella misura in cui si fa uso di ragione. Quindi questo è la stessa cosa. Come si esplice, in cosa consiste la razionalità umana? Come, da cosa emerge la razionalità? Cosa caratterizza specificamente la razionalità umana? Lo differenzia dalla razionalità degli animali. In ambito rinascimentale, alcuni autori, faccio anche qui due esempi piuttosto famosi. Uno, Giordano Bruno, che è un autore bellissimo anche dal punto di vista sinistro, i dialoghi sono meravigliosi. Insomma, tutti voi sapete che le vicende, per sommi capi, le vicende di Bruno, i problemi che ha avuto, la morte è avvenuta il 17 febbraio 1600 a Campo dei Fiori, condannato dall'Inquisizione romana per tutta una serie di questioni, tutta una serie di motivi. Tra questi motivi, se provate a leggere alcune opere come Lo spaccio della bestia trionfante, La capra del cavallo Pegaseo, beh, per esempio, Bruno, vado a memoria, dice una cosa tipo: se a uno serpente spuntassero le gambe, spuntassero le braccia e le mani, e si alzasse in piedi, e la conformazione della testa si modificasse, e la lingua non fosse più biforcuta ma fosse come la nostra, e perdesse la sacca del veleno, perdesse quei denti che ci fanno così paura, il serpente parlerebbe come noi, penserebbe come noi, perché sarebbe a tutti gli effetti un uomo. Ovvero, la razionalità, quella cosa che noi chiamiamo ragione, quella cosa che noi definiamo come caratteristica dell'essere umano, è legata a una certa organizzazione corporea, ma è presente in tutti i viventi. Montaigne, che per certi aspetti è un autore ancora più radicale, prendendo un po' in giro anche una serie di questioni, dice, credo nell'apologia di Monsebon, mi hanno detto che gli elefanti in Africa, quando stanno per morire, vanno in un determinato posto, il famoso cimitero degli elefanti. E mi hanno altresì detto che tutti gli elefanti in Africa, quando sorge il sole la mattina, si voltano verso il sole come in segno d'onore, come se fosse una divinità. Ovvero anche gli animali hanno una religione, ma se gli animali hanno una religione vuol dire che hanno anche una ragione. E se hanno una ragione, come comunicano fra di loro? È una ragione come la nostra o è una ragione diversa? Cioè, nel discorso di Montaigne, cos'è che ci differenzia davvero dal mondo animale? Secondo me, in Montaigne la risposta è nulla. Semplicemente noi siamo una specie diversa. C'era la famosa, sempre nell'apologia di Monsebon, c'era quell'altra riflessione montaigniana molto divertente, quando diceva: ma noi crediamo
che tutto l'universo, che l'intero creato sia a nostro servizio e che noi ci vediamo come il vertice massimo del creato. Ma scommetto che la mia anatra, il mio papero, pensa la stessa cosa, perché potrebbe argomentare in questi termini. È evidente che tutto il mondo è stato creato in funzione mia, tanto è vero che ho le zampe palmate, così che da poter passeggiare ovunque senza difficoltà, tanto è vero che posso nutrirmi di erba e qui è tutta piena di erbe e non ho difficoltà a nutrirmi. Sì, è vero, mi uccidono e mangiano di me, ma tanto tutti dobbiamo morire prima o poi. E che differenza c'è tra morire in un modo o morire nell'altro? È come si vive la vita che fa tutta la differenza. E la mia vita dimostra che tutto il mondo è funzionale a me. Cominciate a capire perché Descartes, tra i tanti motivi, ha bisogno di affermare la radicalità della res cogitans come qualcosa che segna un distacco netto rispetto al mondo animale? Perché aveva bisogno di riaffermare la specificità dell'essere umano, non facendo ricorso a quegli argomenti che avvicinavano l'uomo all'animale, ma lo differenziavano. Con Dirac si muove in questa direzione, però insistendo sul fatto che sicuramente in virtù della nostra organizzazione psicofisiologica abbiamo una certa facilitazione, ma le leggi fondamentali del pensiero sono comuni, che significa anche, per esempio, e questo è un portato condiacchiano essenziale. Tutti voi avete osservato sicuramente, facciamo sapere, un gatto qualsiasi che fa la posta a un qualche canarino, topo, lucertola. Io passo ore nella mia vita a salvare le lucertole dai miei gatti. Però, quello è un altro discorso. Che come si comporta il gatto? Lo osserva? Assume certi atteggiamenti, calcola la distanza e cerca di capire se riesce ad afferrare. Che ne so, il passero prima che questo voli via. Che si riesce a afferrare il topolino prima che questo si nasconda e così via. Ma come fa a calcolare la distanza? Istinto? Un attimo. E come che significa dire che un pensiero non si esplice in parole in un contesto in cui essenzialmente il pensiero è sempre stato pensiero verbale? Cioè, quando noi diciamo che il pensiero è anche pensiero non verbale, stiamo dicendo qualcosa che in realtà ha molte più implicazioni di quelle che siamo d'accordo, ma molte più implicazioni di quelle che crediamo. Con Dirac, tra le tante cose, a un certo punto contestava la parola istinto. Diceva dell'istinto che è una parola che non dice nulla. 200 anni dopo, Gregory Bateson, non mi ricordo se in mente natura o in verso ecologia della mente, comunque, a proposito della parola istinto, dice: è quella classica parola che gli uomini usano per fare finta di spiegare qualcosa che non capiscono. Siccome non capisco perché fa così, non ne capisco, dico, è per istinto. Vabbè, è una finta spiegazione. Ma se, torniamo al discorso, se un animale è capace di calcolare la distanza tra lui e una sua eventuale preda, per cui per esempio rinuncia ad attaccare e così via, se un animale è capace di fare questa proiezione, condiacchianamente, che cosa significa? Significa che i processi di pensiero che egli sviluppa sono esattamente come i nostri. Cos'è che differenzia i nostri processi di pensiero con un animale? E lì tocchiamo il discorso che accennava lei, il linguaggio. In virtù del nostro linguaggio, condiacchianamente,
noi possiamo elaborare un pensiero che è estremamente più complesso rispetto a quello di un gatto o di un delfino, che magari i delfini, insomma, forse no, o del resto del mondo animale. E qui torniamo a temi che erano presenti anche Bruniani. Ma il linguaggio è, sono Bruniani, sono Condillacchiani, sono Rosselliani, il linguaggio è un prodotto sociale. Un uomo da solo non parla. L'enfant sauvage, di cui parlava, quando venne ritrovato, disse: ah, finalmente scopriremo che lingua parla l'uomo di natura del suo. Non parlava. Fine. Prego. Però immagino che comunque creerebbe una rete di significanti connessi a dei significati, perché Ma comunque è una cosa naturale per l'uomo. allora, mettiamo fra parentesi, mi permetto un attimo un'espressione naturale perché c'è da ragionare. Sì, ma costruire una rete di significanti collegate a dei significati, di nuovo, ha senso, meglio ancora, funziona all'interno di un contesto condiviso, perché altrimenti l'unica cosa che io, fra virgolette, faccio è elaborare un linguaggio basico. Costruiamo significanti e significati? Va bene, ma quando è che il significante diventa tale? Quando io debbo, dialogando con lei, comunicando con lei, identificare un'idea astratta nelle cose concrete in maniera che le possiamo condividere. Magari un'immagine. Magari non c'è bisogno ancora di verbalizzarla necessariamente. Però dobbiamo intenderci e dire: ah, ogni volta che vediamo l'oggetto, questo oggetto qua, ci intendiamo, sappiamo come lo usiamo tra di noi. L'uomo isolato, diceva Rousseau, apro e chiudo parentesi, Rousseau e Diderot erano grandi amici. Rousseau e Diderot litigheranno, arriveranno a odiarsi. Rousseau non era un carattere facile, tutt'altro. Rousseau e Condillac divennero grandi amici e Rousseau e Condillac non litigarono mai, che è una cosa stranissima per Rousseau, che ha litigato con tutti. Qual era l'elemento che accomunava tutti questi autori? L'interesse estremo per i problemi di quella che chiamiamo origine. Nel discorso sull'origine e l'uguaglianza, Rousseau dice molto chiaramente: l'uomo allo stato di natura, ammesso che sia messo, non pensa. Perché? Perché non ha un linguaggio. Soltanto in comunicazione con gli altri riesce a sviluppare un linguaggio. L'unica cosa che può fare a quello stato di natura è sviluppare quel minimo di pensiero, potremmo dire che è quello di Condillac, che gli permette di orientarsi e di non morire troppo presto. Ma in realtà non si pone neanche tanto il problema, perché non ha idea della morte. Perché quando è che noi sviluppiamo l'idea della morte, che è un'idea sociale? Dice, quando vediamo gli altri morire. Quando vediamo gli altri morire e altri accanto sopravvivere. È a quel punto che io vedo la morte. Nel stato di natura questo non c'è. Vabbè, un discorso che andrebbe ulteriormente complicato. Va bene, terminiamo così. E vi ricordo che la prossima lezione probabilmente si terrà giovedì prossimo, perché vi ricordo, martedì c'è invece la giornata di studi dedicata al razzismo, promossa dal professor Fabio Ciracista, Stefano Cristante, insomma, una cosa piuttosto rilevante. Grazie.